Siamo sì, forse apparentemente o sostanzialmente, non lo so, una strana coppia, nel senso un economista e docente di economia aziendale e uno come me, un cosiddetto letterato, che è una parola che fa venire un po' così i brividi, io mi occupo di letteratura. Diciamo, sì, forse adesso vedremo appunto nel dialogo se punti di contatto ci sono, sicuramente i temi sono, ci sono molti temi che si intrecciano. Io appunto sono qui e sto anche girando parecchio in seguito, insomma, per varie ragioni, ma poi in seguito alla pubblicazione anche di questo libro in cui ho cercato di fare il punto, insomma, su una serie di questioni. Anche per ragioni biografiche, diciamo, per singolari coincidenze, nel senso che io sono entrato in ruolo all'università, sono entrato fortunatamente molto giovane, sono entrato in ruolo nel 2000 quando è cominciato, c'è stata una svolta fondamentale, cioè l'applicazione della cosiddetta riforma Berlinguer e poi da lì in poi ho vissuto molto dal di dentro, anche con incarichi amministrativi, gestionali, tutto quello che è successo, quindi un grande processo di trasformazione. Allora, la faccio rapidissima, appunto, poi la logica è quella del dialogo, volevo puntualizzare alcuni punti molto veloci, che sono anche quelli da cui nasce questa riflessione, questo travaglio e questo libro. Il primo è molto immediato, è una condizione esistenziale. Io sono partito dalla constatazione, proprio dall'esperienza concreta, per cui sostanzialmente in università, lo vedo molto anche sulla mia pelle, ma anche intorno a me, si tende a perdere un po' il senso di quello che facciamo. La domanda provocatoria da cui parte il libro, che è riportata anche in fondo, è perché un luogo di elaborazione della conoscenza diventa un straordinario concentrato di stupidità. La cosa che si avverte è uno scollamento veramente abissale tra quello che facciamo e quello che dovremmo fare, in primo luogo studiare e insegnare meglio che possiamo, e tutto quello che viene misurato, appunto, che viene valutato, che spesso viene anche esibito pubblicamente attraverso i media. L'esempio forse più lampante sono le classifiche delle università, delle migliori università a livello internazionale che ogni tanto i giornali pubblicano, ma in generale i giornali poi si fissano solo su alcune tematiche. E appunto è un sistema che porta sostanzialmente a svalutare i contenuti di quello che si fa, è tutto a profitto delle procedure, tutto a profitto sostanzialmente dei contenitori delle procedure formalizzate. Quindi questo è il primo dato, la condizione esistenziale, e poi sotto, questo è il punto su cui forse rifletteremo maggiormente in termini anche di crisi, credo, una trasformazione strutturale e anche una trasformazione culturale che ha investito moltissimo l'università, ma credo in perfetta sintonia con grandi trasformazioni che hanno investito non solo la società italiana, ma in generale credo le società occidentali da un 15-20, insomma da qualche decennio. Appunto, una delle parole d'ordine, parole insomma comuni che si utilizzano e già usciva insomma anche nella presentazione, è quella della aziendalizzazione, capitalizzazione dei processi educativi, dello stesso sistema educativo. Il termine aziendalizzazione a volte forse è un po' rozzo, un po' semplicistico, magari anche ideologico, talvolta coglie solo aspetti esteriori del fenomeno, cioè la cosa a cui si pensa maggiormente, per esempio l'ingresso di interessi commerciali all'università, il condizionamento insomma del mercato, di logiche capitalistiche nella produzione del sapere. Questo forse sicuramente c'è, ma è più o meno rilevante a seconda delle aree, sicuramente. Ci sono però tutta un'altra serie di aspetti molto più sottili, molto più impalpabili, quelli su cui ho cercato di riflettere appunto meglio che ho potuto, di cambiamento delle abitudini percettive, delle mentalità, dei modi in cui si fa ricerca, dei modi in cui si insegna, dei modi in cui si concepisce la cultura. E ultima cosa che volevo appunto così segnalare in apertura, c'è chiaramente dietro la grande domanda che è anche sulla politica, cioè sul progetto politico, sul disegno che c'è dietro questo. Magari vediamo se riusciremo a parlarne, ma la mia diagnosi, la mia analisi è che dietro tutto questo ci sia un progetto più o meno intenzionale, più o meno riconducibile a soggetti precisi, che mira a una riduzione di diritti, a un'esclusione dalle opportunità sostanzialmente. Ci sono meccanismi, diciamo, che producono esclusione, che producono disuguaglianza. In una fase, tra l'altro,
una congiuntura, diciamo, economica e sociale in cui le opportunità si stanno riducendo, sempre di più le differenze si accentuano e gli ostacoli aumentano. Io ho fatto una delle varie presentazioni che ho fatto del libro, una a Napoli, un collega filosofo mi ha fatto forse il miglior complimento che mi sia capitato finora, cioè ha detto che il libro potrebbe essere letto come una... insomma, come possibile interpretazione, come un commento all'articolo 3 della Costituzione. Quindi questo giusto in apertura, so che Paolo ha letto il libro, magari insomma poi... Allora, buongiorno a tutti, ringrazio di questo invito, tra l'altro è stata l'occasione per leggere questo bel volume che non presentiamo, così li liberiamo subito da qualunque imbarazzo, non avendolo letto andrete in crisi. Infatti ho detto a Federico, la prima cosa che dobbiamo fare è coinvolgere un po' tutti, è un dialogo ma io spero diventi qualcosa di più allargato, insomma che tutti abbiano qualcosa da poter dire o almeno pensare al termine di questa ora di incontro. Però due parole le devo dire, il libro mi è piaciuto molto, è un libro molto utile, molto interessante, che va nel solco di una critica intelligente, a mio giudizio, sulle riforme che l'università ha dovuto subire in gran parte negli ultimi 15-20 anni. Devo dire che anche costume italiano, ma non solo italiano, quello di riformare qualunque cosa, la magistratura, penso che molti di voi lo siano magistrati, non è stata lasciata libera, indenne da questo processo di riforme. Io mi sono occupato del bilancio sociale dei tribunali italiani. Il primo bilancio sociale che ho studiato è stato quello di Milano. Quando ho visto il bilancio sociale del Tribunale di Milano, in verità, altro che riforme dell'università, sono saltato dalla sedia perché mi imbarazzava leggere un bilancio sociale, una rendicontazione sociale in materia di giustizia di un tribunale importante, che sostanzialmente era pervaso da profili prevalentemente economici. Il che significa che anche quella interpretazione che in quel momento si stava dando di un documento, in particolare quello sociale, di rendicontare l'attività che un tribunale fa, e sono tante, nel campo della giustizia sono delicatissimi, essere così pervaso dal tema dell'impresa, dell'azienda, del profitto, della capacità di dare più risposte economiche che sostanzialmente risposte di diritto, mi ha lasciato molto perplesso. Questo per dire come siamo un po' tutti coinvolti dai processi di riforma e come poi queste riforme siano cadute in qualche maniera anche senza una grande condivisione da parte di chi poi queste riforme le deve attuare, applicare. Questo è un paese che praticamente dall'inizio degli anni 90 è in continua riforma, penso alle Bassanini, penso a tante riforme che ci sono state, e qualcuno si dovrebbe anche cominciare a domandare ma perché il paese non cambia nella direzione immaginata da questi legislatori. Qualcosa non ha funzionato o non funziona. Sul riformismo, poi se vogliamo Federico ci torniamo perché è un tema che tu tratti, sono quattro le questioni che vengono trattate in questo bel volume: merito, eccellenza, credito e riforme, e vorrei che, di non perdere comunque queste quattro tracce che tu ci dai, perché poi sono molto collegate al tema del vostro festival, perché il tema del patrimonio, il tema del debito, il tema della costruzione di valore è un tema centrale quando si parla di impresa, di crisi di impresa, e come poi la crisi di impresa in qualche maniera è un momento critico, difficile, ma anche un momento in cui si dovrebbe fare una riflessione importante su come poi rimettere a valore o ricostruire il valore che in qualche maniera si è distrutto. Ma noi siamo stati chiamati a parlare di debito e capitale e misurazione dei saperi, teniamoci dentro questo perimetro, poi quando sarà interessante e utile per tutti discutere del riformismo, a questo punto parlerei di riformite, cioè di questa ormai infiammazione della pubblica amministrazione italiana, di riformare un po' tutto, che poi risale a alcune cose che Federico diceva, scusate il disordine con cui il dialogo si... ma non so tu che cosa pensi, in un passaggio mi sono fatto un'idea, ma adesso vediamo se è quella. I processi di riforma, parliamo di università, parliamo di giustizia, parliamo di scuola, una buona scuola è un'altra grande riforma, grande la qualifica perché diciamo è molto pervasiva, ma poi vedremo, hanno tutte un limite, di non avere un disegno generale della società che stiamo costruendo. E a volte queste riforme hanno in comune un elemento di costruzione di disagio. Avviene nell'università, la funzione accademica spesso è trasformata in una funzione più burocratica, impiegatizia, tu ce lo ricordi nel libro, schede, report, in continuazione trascrizione di cose inutili che allontanano dal pensiero, e dall'altro la richiesta di avere dei risultati della tua attività. Quindi c'è una burocratizzazione delle funzioni e dall'altro lato una richiesta di
capacità di risposta, che è quello che si chiede poi a una pubblica amministrazione, che si richiede ad istituzioni pubbliche, che viene indebolita dalla stessa funzione di burocratizzazione. Io penso che non ci sia un disegno, un complotto, tu nelle ultime pagine ti... penso che sia superato, voi ricorderete tutti il dibattito degli anni 60 sulle due culture, quella scientifica e quella umanistica, siamo di fronte ad un periodo nuovissimo, non mi impressionano, in verità, le cose che viviamo nella contemporaneità, la storia è fatta di questi momenti. Stiamo vivendo una fase di grandissime trasformazioni in cui c'è una cultura che domina, non so se qualificarla cultura, ma perché no, che è quella economica, che è molto più pervasiva di un tempo, non c'è riforma che non venga fatta per ragioni economiche, non c'è intervento normativo che non abbia alla base una questione economica, non c'è magistrato che non sia messo in condizioni di, o funzionario dello Stato non sia messo in condizioni di far fronte quotidianamente a funzioni rinnovate, e ci sia sostanzialmente, secondo me, un'idea di produzione di angoscia e di inadeguatezza. Non per complotto, ma perché la cultura economica, la cultura di impresa, che è portata in certe condizioni, poi se vuoi trattiamo anche questo aspetto, quindi diventa alienante, diventa, diciamo, elemento unico dell'esistenza di una società, che ti porta ad immaginare che qualunque elemento che tu costruisca nelle condizioni lavorative, ma anche quelle non lavorative, abbia un unico comune denominatore, che è la costruzione di valore economico. E questo lo vediamo nell'arte. Io ho fatto un dialogo simile a questo con Ugo, con Mattei, sul concetto di bene pubblico, con Tommaso Montanari sul patrimonio, cioè il tema per esempio della valorizzazione e della tutela. La nostra Costituzione parla di tutela del patrimonio, molti vorrebbero valorizzarlo, ma che cosa significa valorizzarlo? È un dibattito spesso linguistico, non di contenuti. Ecco, e la lingua sta diventando anche un po' oggetto di maltrattamento, perché diamo un significato diverso a parole che probabilmente potrebbero ricondurre a uno stesso significato se utilizzate bene. Certo. E questo mi preoccupa. Sì, sì, sono tantissime cose. No, sul processo di riforma sicuramente c'è appunto una follia riformatrice. Credo che è vero che tanti comparti anche della pubblica amministrazione sono stati riformati, credo che scuole e università abbiano record in questi anni, insomma, sono stati forse sottoposti a un continuo cambiamento e con produzione fortissima di disagio e di malessere, questo è assolutamente in dubbio. Sul disegno è curioso, cioè questa è una delle domande chiave. Il disegno, sì, sicuramente io non credo ci sia un complotto, non c'è sicuramente un grande vecchio da qualche parte nella sua stanza a schiacciare i bottoni, questo no. E quindi c'è poi un misto di rigismo e approssimazione estrema, anche di pressapochismo. Colpisce poi che però i risultati, diciamo gli effetti, siano sostanzialmente convergenti, cioè si va in una stessa direzione a prescindere dalle culture politiche, dalle culture partitiche, cioè le stesse politiche di fatto sono state poi portate avanti negli ultimi decenni da governi di destra e di sinistra, insomma ormai tra molte virgolette, quindi questo è un dato. L'altra questione, diciamo, appunto a proposito dei valori, una questione chiave che appunto è nel tema, insomma, che trattiamo questa mattina è quello della misurazione del sapere, cioè è una questione chiave sicuramente per la qualunque discorso sull'università, sulla scuola, insomma sulle politiche formative in genere. A partire dal fatto che si cerca di misurare tutto con attribuzione di valori segnici, appunto sono valori così contabili, sono valori contabili che molto spesso o quasi sempre prescindono dal contenuto, si contabilizza il lavoro degli studenti in crediti e debiti, si misura il lavoro di la produzione di docenti e ricercatori attraverso la valutazione di quelli che si chiamano prodotti della ricerca, è la definizione appunto tecnica. È una valutazione, poi magari se volete ne parliamo un po', perché questo è un punto chiave sicuramente, è una valutazione puramente quantitativa sostanzialmente, in cui il contenuto poi non conta nulla. Le strutture stesse vengono misurate, valutate, inserite in ranking attraverso tutta una serie di parametri, ci sono forme di accreditamento, ormai per fare qualunque cosa bisogna accreditare il dottorato, il corso di laurea, l'ateneo stesso in una competizione così sempre più folle ogni tanto. Dico solo una cosa su questo, poi ti ripasserei la parola.
Io su questo, va bene, è un tema questo molto controverso, quello della misurazione e della valutazione. È strettamente legato a, diciamo, questioni di tipo economico-finanziario, perché noi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo su questo, cioè che la valutazione è giusta, che è giusto valutare, no, questo non c'è dubbio, ma la funzione primaria di queste procedure di valutazione è soltanto una, cioè quella di legittimare i tagli finanziari, la riduzione del finanziamento pubblico. Questo è, mi sembra un dato macroscopico, forse un po' grossolano, ma evidente, cioè le coincidenze cronologiche non sono coincidenze. Non a caso il primo paese che ha applicato, che ha avviato, diciamo, esercizi di valutazione di questo tipo in un quadro economico specifico è stata l'Inghilterra della Thatcher a metà degli anni Ottanta, cioè la valutazione delle università e del sistema educativo è iniziata nel 86 in Inghilterra. Guarda caso in Italia queste pratiche di misurazione del sapere sono diventate, e questa capitalizzazione e contabilizzazione di tutto, sono diventate prioritarie e strategiche qualche anno fa, tra più o meno 2008-2009, cioè quando appunto è cominciata una forte politica di tagli, taglio dei finanziamenti. Attenzione, almeno nella retorica pubblica, a prescindere dalla crisi che è iniziata più o meno in quegli anni, perché io ho buona memoria, ricordo benissimo che la prima legge che ha tagliato in modo drastico i finanziamenti all'università è la legge 133, siamo nel luglio del 2008, quando appunto almeno nella retorica pubblica il ministro dell'economia allora spergiurava che non c'era nessuna crisi all'orizzonte, che tutto andava bene, eccetera. Quindi è un discorso che prescinde anche. Poi, diciamo, la crisi ha fornito una spinta, anche un alibi, insomma, molto forte a queste politiche. Sì, molto complesse, sono questioni sì, veramente grandi. Questioni. Anche i dialoghi hanno bisogno di un filo. No? Allora, cominciamo a farci delle domande e proviamo a risponderci. Allora, la prima questione è perché e a quali logiche risponde il vento riformista dei paesi dell'Occidente che ha coinvolto tutto l'università, la pubblica, eccetera. Perché questa è la domanda di partenza che tutti ci dovremmo porre. Certo. Senz'altro il movente diciamo, processo riformatore nell'università, diciamo nella pubblica amministrazione in generale, è dettato da regole economiche. Quindi noi ci dobbiamo convincere e dobbiamo prendere atto del fatto che strumenti come la misurazione, la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca come dell'attività di qualunque pubblico funzionario della pubblica amministrazione sia partito da una visione economocentrica dello Stato e della pubblica amministrazione. Poi possiamo datarlo, probabilmente quella strana coincidenza tra la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, Reagan negli Stati Uniti e la Thatcher che tu citavi nel Regno Unito, insomma, fa cambiare un po' il mondo, nel senso che abbiamo bisogno di meno Stato, abbiamo bisogno di uno Stato fatto in un certo modo. Non tornerei, perché anche collocare è difficile, però potrebbe essere. Allora, se l'avvio di tutti i processi di riforma non sono stati quelli di ridisegniamo lo Stato sociale, ridisegniamo la funzione dello Stato, quindi lavoriamo sul carattere identitario della pubblica amministrazione, ma esclusivamente riduciamo nella spesa, è evidente che tutto ciò che è accaduto sotto il profilo riformatore deriva ed è figlia di questa logica iniziale. E questa logica iniziale comporta agenzie di valutazione, comporta soggetti terzi e probabilmente non troppo indipendenti che possono valutare, comporta la burocratizzazione, perché è evidente che hai bisogno di valutare processi e non risultati, perché è molto più facile condizionare un processo di quanto tu possa condizionare un risultato. È difficile fare una legge nella quale, ecco, per esempio, io torno spesso sulla questione della giustizia con grande incompetenza, quindi da cittadino che può leggere una notizia di un giornale, ma è evidente che se io devo condizionare i processi di riforma nell'ambito della giustizia piuttosto che nella scuola o nell'università, è molto più facile condizionare i processi attraverso cui io realizzo una sentenza o nel nostro caso realizzo un prodotto di ricerca e quindi la valutazione che ne consegue, che cominciare a dire tu non studi più o non fai più ricerca in materia ambientale, non lo puoi dire, però puoi creare le condizioni attraverso cui i processi attraverso i quali io valuto poi il tuo risultato siano in grado in maniera indiretta di condizionare il risultato. Questo accade secondo me nella gran parte dei processi di valutazione, molto concentrato sui processi. Se poi rimaniamo nell'ambito universitario, è molto più importante pubblicare qualunque fesseria detta in inglese
su una rivista che nessuno andrà mai a leggere, perché quella è valutata bene, piuttosto che scrivere in italiano su una rivista di Bologna che semmai leggeranno molti e che aiuterà il territorio a vivere meglio, perché non è indicata o non è inserita in un certo elenco di riviste. Mm. Che significa che guardo molto al processo, guardo molto ad un'elite di pensiero, quindi l'università non è vista più come quel laboratorio che sperimenta, che produce, che dà una serie di capacità, perché poi alla fine l'università è chiamata, e qui se volete citerò un bel libro, che è quello di Giulio Ferroni, La scuola è impossibile. Giulio Ferroni, in questo libro straordinario, in cui parla della scuola e della buona scuola, tra le tante considerazioni ne fa una che a me piace tantissimo. Dice: quello che sta morendo nei sistemi formativi universitari, ma lui in questo caso parlava alla scuola, è il cosiddetto pensiero critico, che è messo completamente in condizioni di difficoltà dal pensiero computazionale. Noi siamo quel paese, ma non solo questo, che è passato dalle famose 3I, impresa, internet, non ricordo la terza, al paese informatica, è passato internet, è passata a un'altra considerazione che è buona università, che comunque parte dall'idea del miglioramento del rapporto con il mondo del lavoro, cioè ha un'idea di una produzione del sapere che sia funzionale, a che cosa? Al calcolo computazionale. Molto bella questo passaggio che fa Giulio Ferroni in questo volume, dicendo: guardate che la formazione dovrebbe essere in grado di costruire pensiero critico, capacità di discernimento, se invece si focalizza o è pervasa dall'altro pensiero, che è quello computazionale, così lo chiama Giulio Ferroni, è evidente che ci saranno serie difficoltà in futuro ad avere una società un po' più pensante, un po' più libera, un po' più in grado di comprendere i grandi fenomeni che attraversa. E questo lo dice, con altre parole, Edgar Morin, che è un sociologo francese bravissimo, molto anziano, il quale dice: uno dei limiti della formazione in questo momento delle università, non italiane, ma di tutto l'Occidente, è che questa cultura pervasiva dell'economia, poi vediamo come strutturare questo concetto della cultura pervasiva, ha prodotto l'assenza di problematizzazione. Voi, se entrate in un'aula universitaria e seguite una lezione, il primo problema che ha un professore oggi è trasferire tecniche, saper fare, non saper pensare. Questo è ormai codificato, scritto. L'obiettivo è che quella persona possa domani uscire e sfruttare una tecnica. Ecco, Morin si sofferma molto su questo concetto. Siamo in una società che ha difficoltà a problematizzare. Se vi viene posta una questione, perché? Perché nell'impresa non si problematizza, si semplifica. Nell'impresa tu devi avere un problema e una soluzione. Non puoi avere un problema, un ragionamento lunghissimo e probabilmente una non soluzione, perché sennò l'impresa chiude. Quindi, trasferita questa cultura pervasiva in qualunque luogo, o in tutti i luoghi dove ciò è possibile, spinge a cercare sempre una soluzione, qualunque essa sia. E questo lo troviamo anche nelle norme, lo troviamo ormai anche nelle norme che tra un po' voteremo, pensate al referendum. Si parla di governabilità, un paese che ha bisogno di governabilità. Io vengo dalla Spagna, non riescono a fare un governo da un anno, rivotano a dicembre, il paese vive benissimo, il paese va avanti, la governabilità. Oggi, leggevo sulle 24 ore, un'altra bella: la democrazia ha bisogno di decisione. Io penso che la decisione abbia bisogno di democrazia. Cioè, rivolterei completamente questo assunto. E cosa significa? Guardate che siamo pervasi anche noi da questa... Io chiudo questo passaggio, Federico, parlo sempre dei miei studenti. Primo giorno di lezione, corso di economia aziendale. Ragazzi, allora c'è il libro di Bertoni, c'è il libro di Ricci, poi c'è questa lettura... Appena termino la spiegazione dei testi, c'è sempre un braccio che si alza. Professore, la lettura va portata all'esame o non va portata all'esame? È la cultura economica. Cioè, mi serve o non mi serve? È utile o no? Ecco, dobbiamo riflettere molto su questo, cioè della società che stiamo costruendo e che abbiamo costruito. Tra l'altro, noi produciamo problemi. Cioè, Federico produce problemi. Io nel mio piccolo
Ma siamo... È una voce che afona. Ho inascoltato. Allora, del tutto minoritaria poi ormai. Minoritaria? Basta, beh, sì, basta vedere insomma, dove vengono prese le decisioni. Quindi attenzione, c'è questo tema. L'università non problematizza più. La scuola ha messo il pensiero critico sotto il pensiero computazionale. Dobbiamo dare comunque delle risposte, dobbiamo essere utili alla costruzione di valore. Non si capisce qual è questo valore, a beneficio di chi deve essere questo valore. Aprite oggi la seconda o terza pagina, Sole 24 Ore, le banche hanno una bassa redditività, dobbiamo preoccuparcene, Draghi. Mi dispiace per le banche, figuriamoci. Però hanno pure fatto dei disastri, mi preoccuperei di altri problemi o di altre imprese a bassa redditività. Quindi noi continuiamo a dialogare, sì, però sì. Non penso che ne usciamo bene. No, la questione, allora due piani, uno degli, appunto, poi volevo farti una domanda appunto in quanto economista, ma in parte forse la risposta l'hai già data. Una parte sono gli effetti, una parte sono le cause, la domanda sulle cause. Cioè gli effetti sono questi, cioè sono effettivamente quelli di una, appunto, di questa continua contabilizzazione e svuotamento. Allora, c'è quello che tu dicevi, che sicuramente è vero, per esempio, appunto io ho dato come sottotitolo a questo libro La cultura in scatola, cioè c'è questa idea di packaging proprio del sapere in una specie di prodotto da trasferire, un pacchetto di nozioni, e appunto a me interessano, io mi occupo insomma di strutture dell'immaginario soprattutto, e mi interessa molto la psicologia sociale, e negli studenti questa cosa è evidentissima, ma non è colpa loro, evidentemente è il sistema che noi abbiamo costruito che induce certe mentalità e quelle domande lì, queste pratiche, non è un problema degli studenti. Per cui tutto viene inscatolato, allora tutto è contabilizzato in crediti ogni volta che nel momento in cui uno mette nelle domande, ci sono questi questionari, appunto anche questi tipici della cultura aziendalista, insomma la soddisfazione del cliente, allora, il questionario sulla didattica, sei soddisfatto del corso, c'è la tipica domanda, il carico didattico, cioè sostanzialmente il numero di libri, di pagine, è proporzionato ai crediti assegnati. È evidente che tutto viene misurato e quanto esula tutto quello che, come dire, pone domande, ulteriori problemi, ricerche che vanno anche in direzioni imprevedibili, è assolutamente fuori gioco, cioè non conta nulla. Quindi tutto questo esiste, in più c'è un elemento assolutamente, nella mia percezione, schizofrenico, cioè come dicevo all'inizio c'è uno scollamento abissale tra quello che alcuni di noi fanno, cercano ancora di fare, e quello che poi viene misurato in questa logica economica, appunto la dominante, il paradigma è appunto di questo tipo. Faccio un esempio semplicissimo, concreto, forse stupido, ma per farvi capire, perché tutto entra in un sistema di valutazione, di competizione, di classifica. Allora se io pigliamo un docente A, che ha una grande passione didattica, segue molto gli studenti, dedica ore e ore per esempio alle tesi di laurea, ci vogliono un'infinità di ore per seguire bene delle tesi, tesi di dottorato, eccetera. Ecco, tutto questo è lavoro invisibile, oscuro, assolutamente clandestino, non conta nulla. C'è il docente B che non, come purtroppo accade ogni tanto, non dedica minimamente il suo tempo e la sua passione agli studenti, però poi compare, che ne so, in 10 comitati di scientifici di riviste, partecipa a vario titolo a progetti di ricerca in cui magari non fa quasi nulla, ma è andato a un paio di riunioni. Ecco, quello nella contabilità, nel ranking, conta infinitamente di più. Questo è il problema, che la... Tutto ormai, almeno a livello di governo, a livello soprattutto poi di distribuzione delle risorse e di sopravvivenza concreta delle università, delle sedi, si misura in questo modo. Cioè quello che sta succedendo, questo appunto ha a che fare poi con un problema colossale che è quello della distribuzione delle risorse. È evidente che le risorse sono limitate, che ci vogliono dei criteri per distribuirle, ma quando i criteri sono... Intanto sono condizionati a monte, perché poi vengono spacciati per criteri oggettivi, c'è anche questo, cioè si presume che gli strumenti tecnici siano neutrali, ma non lo sono affatto. Tutto questo comporta una straordinaria produzione di disuguaglianza tra i singoli cittadini e tra anche le sedi. Tra l'altro viviamo in un paese così, così diseguale, per cui voglio dire, una politica di questo tipo è assolutamente devastante, credo. Una cosa velocissima, magari ci torniamo, tutto questo, cioè io credo, ecco una delle domande che ti volevo fare appunto da economista,
Io vedo in questi ambiti un processo che mi sembra poi generale nella società e credo che sia molto legato a questo predominio, a questa egemonia del paradigma, chiamiamolo tecnico, economico, computazionale, cioè una sostanziale espropriazione della politica, una depolitizzazione dell'azione pubblica. Cioè è evidente che nel momento in cui io mi trincero dietro strumenti tecnici, numeri apparentemente oggettivi ma che chiaramente sono risultato di criteri impostati a monte, ho una straordinaria deresponsabilizzazione politica. La scelta che io prendo non è dettata appunto da una scelta politica più o meno condivisibile, più o meno dialettica, più o meno legata a un dibattito, anche a un conflitto democratico, perché la democrazia è già ce n'era poca ma è completamente svanita dall'università come in tanti altri campi, allora rimando a un vincolo esterno, rimango a una decisione presa altrove, a appunto i numeri che mi impongono certe cose, delle regole, appunto there is no alternative, è il famoso slogan di Margaret Thatcher. È proprio nella chiave, perché è evidente che una politica debole, anzi mettiamola così, una politica è forte quando c'è pensiero critico. Se tu negli ultimi 20-30 anni hai indebolito il pensiero critico e quindi il dato tecnico, il dato economico, tra l'altro noi siamo nell'epoca della tecnologia, non più della tecnica, cioè dovremmo fare, perché non parliamo più di tecnica ma di tecnologia, perché c'è stata una trasformazione, è una società tecnologica, non più tecnica, avremmo detto una società tecnica un secolo fa. Questo è tecnologico, cioè nel senso che ha l'ambizione, la tecnologia, di assumere la conduzione della società. Noi non ce ne rendiamo ancora conto, non so se è arrivato anche a te, e ti ho pensato, perché ieri è arrivato un'email, penso a tutti i docenti italiani, di un corso a Roma, che organizza la CRUI, sulla scala, non riesco neanche più a dire la parola, insomma, un meccanismo per cui tu puoi fare più rapidamente ricerca computazionale. Sono rimasto e ho detto, ma che ne devo fare di questa roba io? Perché dovrei andare a fare questa cosa? Allora, l'economia ha bisogno di una politica debole, possibilmente condizionabile, dunque di una politica che non ha molto pensiero critico. Quindi la cosa un po' torna. Cioè nel senso che se noi svuotiamo, e guardate, mi dovete credere, non dico queste cose con la vena polemica, triste, cioè, mamma dove stiamo? Dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo davanti, che abbiamo di fronte, non è che siccome abbiamo desiderio di un'altra società, di un'altra civiltà, è sbagliatissimo avere un approccio polemico, addirittura discriminante, dobbiamo avere un approccio storico. È il tempo che ci è dato di vivere, e questo dobbiamo fare i conti con la tecnica, non è più tecnica e tecnologia, con un'economia pervasiva, con una politica che non ha tanto pensiero critico, dove ci sono campagne elettorali in cui viene deciso dal partito se uno deve andare, cioè dove accade tutto questo. Se voi dopo ci torniamo, perché tutto la politica chiude, però mi hai fatto una domanda sulla contabilizzazione, sulla contabilità. Sì, sì. Io non avevo il pensiero che sto per dirvi 10 anni fa. Molti studi, in particolare filosofici, penso a Foucault, mi hanno convinto che la contabilità è quello che poi dovevamo insegnare fin dall'inizio. È un grande panottico. Cioè i sistemi contabili, le misurazioni servono per controllare. È inutile. Sì, servono per prendere la decisione. Quando questo noi lo trasformiamo in livello macro, quindi impianto di sopravvivenza, non di conduzione, intelligente e illuminata, tu hai ridotto tutto a sintesi. Quindi, perché si misura tanto nella pubblica amministrazione? E probabilmente inutilmente, perché c'è una rivoluzione sotterranea, la gente non fa quello che gli è chiesto di fare. Per carità, mi verrebbe da dire, fanno bene, ma c'è questo elemento. Tra l'altro è un paese in cui si valuta pochissimo l'effetto delle riforme. Cioè, perché non fanno, perché i nostri politici, perché noi stessi, non fa convegni su impatto della riforma dell'anno 2012 su impatto? Cioè, perché non si fanno in numerosità e in qualità gli stessi convegni che si fanno sulle proposte di riforma? Perché? Perché noi non misuriamo, siamo tanto misuratori, tanto imprenditori, misuriamo gli impatti delle riforme, ma scientificamente, non a chiacchiere. Tra l'altro, l'indebolimento dell'università e del sistema delle regole generali della pubblica amministrazione aiutano questo approccio
che semplifica, che non problematizza tornando a Moreno. Quindi io mi sono convinto che i processi di riforma che hanno voluto stringere sulla misurazione e sulla valutazione hanno il grande desiderio, la grande ambizione, aspirazione di controllare. Controllare per influenzare. Quindi io vedo questo panottico generale. Tra l'altro, dove non ce la fa la contabilità, le riforme vanno in un'altra direzione. Piano anticorruzione, piano di questo. C'è una stretta. Cioè, questo è un paese fortemente corrotto, molto meno di quello che noi immaginiamo, secondo me. E quindi c'era bisogno. Però non è abbiamo bisogno del leader che ogni giorno commenta una notizia. Io ho grande rispetto per il presidente Cantone, però è evidente che lui parla di Napoli, Macarena, parla di tante cose interessanti. Dovrebbe però anche dirci come si fa a trasformare una pubblica amministrazione in quella direzione. Cioè non bastano le norme, non bastano le leggi. Oggi c'era un suo intervento sull'università, sono tantissime le segnalazioni, riportava il giornale, che la sua agenzia, la sua organizzazione riceve sulle università, sul malaffare università, ma è così tutta, è tutta la pubblica amministrazione, c'è molta corruzione. Però non basta andarlo a dire, non basta essere presenti mediaticamente. Allora bisogna avere più coraggio, avere investimenti più forti in questo settore, benissimo, bisogna fare queste operazioni. Però bisogna anche domandarsi perché non riescono parte di queste operazioni di trasformazione. Io sono convinto che i sistemi di riforma, soprattutto quella della contabilizzazione, misurazione e valutazione, mettono al centro la necessità di controllare. Controllare per influenzare. Tu non puoi cambiare la Costituzione, però puoi fare in modo che l'università studi meno un certo tema e più un altro, o che un magistrato indaghi più su un campo. Vi ricordate quella proposta di riforma che poi non ho più seguito, in cui era il governo a stabilire in ambito penale, parlo da persona ignorante sull'argomento, mi dichiaro subito, in cui era il governo che poteva decidere un po' sullo stile americano, quali fossero i temi, su cui... Beh, quelle sono modalità attraverso cui, per ragioni di ridisegno della società, mi domando, si interviene condizionando l'operato della pubblica amministrazione. Mi fa piacere sentirlo da un economista, perché questo è appunto un discorso che insomma in ambito letterario e filosofico, insomma sociologico, è molto, molto diffuso appunto sull'idea che appunto i sistemi di valutazione, di misurazione e di contabilizzazione non siano neutri, cioè non sono strumenti tecnici, sono portatori di valori, sono portatori appunto sistemi di controllo, sono espressione, credo, non so se esagero, ma espressioni appunto più o meno foucaultiane, espressione di una filosofia di governo addirittura, non è una tecnica di gestione, è una filosofia di governo. Che si esprime appunto attraverso questi strumenti. A proposito del fatto che appunto ci siano poi, come dire, che certe cose siano controllate, influenzate, beh, il controllo è multiplo, adesso non voglio aprire questa questione che è molto spinosa, eccetera, ma l'agenzia governativa, dico solo questo, insomma è un dato oggettivo, neutro in questo caso, l'agenzia governativa che si occupa della valutazione del sistema universitario della ricerca, l'ANVUR, è un'agenzia che dovrebbe essere terza nelle sue funzioni, e avrebbe senso solo così, ma che è invece di diretta nomina governativa, che è emanazione del Ministero, che si trova anche fisicamente dentro l'edificio del Ministero, cioè quindi ed è quella cosa lì, intanto è, diciamo, c'è un forte scontro per l'egemonia al momento nell'università e chiaramente il soggetto dominante è quello adesso, è quello che detta, per esempio stabilisce che cosa è un articolo scientifico, quali sono i criteri per la scientificità di una certa cosa, non è la comunità intellettuale insomma che lo stabilisce, ma è quell'organismo, diciamo, tecnocratico, che però ha un input politico. Federico, esattamente quello che farebbe un manager o un imprenditore, sì, infatti, nel misurare la qualità della produzione dei suoi prodotti. Certo. Quindi c'è questa pervasività economica che è forte. Però scusa se ti interrompo, volevo aggiungere una cosa. Sì, quello che sta accadendo però, che questa centralizzazione, questa forma di ricondurre al centro in qualche maniera i grandi fenomeni che riguardano lo Stato, al di là non sta producendo i suoi effetti, produce un'enormità di dati e pochissime informazioni. A me è stato insegnato che l'informazione è un dato elaborato, il che significa che noi abbiamo molti dati ma non abbiamo nessuno che poi li elabori.
è l'informazione che è utile, un dato non è mai utile, no? Conoscere l'altezza di ciascuno di noi in quest'aula, in questo momento, è un dato. Farne la media è un'informazione che mi può essere utile, probabilmente non per l'altezza della porta, perché poi il più alto andrebbe a sbatterci, però per un'altra decisione mi potrebbe essere utile. Io noto proprio questa difficoltà, cioè perché non c'è il disegno generale, non c'è gruppo di 15 potenti che hanno deciso come cambiare. E ormai è un fatto culturale, quindi più preoccupante. Io, se sapessi che ci sono 20 grandi che pensano per me e per noi, beh, tutto sommato, forse gli manderei un consiglio di pensare in un modo o nell'altro. No, non abbiamo questo fenomeno, secondo me. Abbiamo una cultura che ha predominato, che predomina. Continuiamo a vivere alle spalle di altri continenti, e non so per quanto tempo ancora si potrà fare, perché continuiamo a derubare sostanzialmente, il mondo occidentale continua a prelevare ricchezze dove ci sono, e tutto questo risponde a logiche di natura economica. La valutazione è diventata molto fine a se stessa, cioè non è in grado di entrare in un meccanismo che migliora che cosa poi, perché poi noi dobbiamo anche porci la domanda, ma qual è il disegno, quale può essere se ci fosse? Se non il miglioramento delle condizioni di vita di una società, delle persone. Sembra la parola, io ricordo ancora nel patto sulla salute della regione Campania di 4-5 anni fa, patto lunghissimo, 8, 9, 10 pagine, per me lungo perché c'era una serie di intese, patto prevalentemente economico, in cui si diceva, si parlava di sanità, si parlava di denari e non si parlava, per esempio, la parola persona fece era indicata 3 volte in 9 pagine che riguardava il patto sulla salute. Allora noi dobbiamo purtroppo, allora abbiamo, mettiamola così, ho fatto la premessa che non sono spaventato, è giusto, il tempo è questo, dobbiamo affrontarlo. Mettiamola così, dobbiamo fare i conti con una cultura che è entrata, non pensate che c'è ancora margine per dire ah, forse entrerà, non entrerà. E qui apro e chiudo una parentesi, guardate, aziendalizzare non è una brutta parola. Anzi, noi abbiamo aziendalizzato cose che già sono azienda nella mia logica. Per me l'azienda è qualunque organizzazione, è fatta di persone, cose e che abbia una finalità. L'impresa è una cosa un po' diversa, perché la finalità ne modifica poi la struttura e la consistenza, l'organizzazione. Però sostanzialmente, se tu metti insieme questi tre elementi, hai di fronte a te, non la vuoi, gli americani la chiamano entità, perché non sanno mai, oddio, hanno 8-9 modi per dirlo, però si sono messi d'accordo su entity. Ecco, il tema è, secondo me, comprendere come affrontare questa cultura non avendo timore di migliorarci, laddove una serie di indicazioni, perché guarda, la prima cosa che tu riceverai o avrai già ricevuto, beh, il solito professore che scrive un libro sull'università italiana che non vuole essere valutato, non vuole fare nulla, non vuole andare a lezione, è l'unica, è la difesa classica, no? Chi legge il libro poi si accorge che non è questo il tema e non è questa la persona che si impegna sul tema, però il rischio è questo. Altro che se il rischio è questo, queste sono questioni che, diciamo, sono punti che ho messo in conto fin dall'inizio. E appunto è sicuramente una battaglia minoritaria, anche io sono molto, guardo molto lucidamente il presente, tra l'altro questo appunto lo richiamavo la mia anagrafe in modo assolutamente senza nessuna nostalgia per la vecchia università, io non ne so nulla della vecchia università, l'ho vissuta da studente, non mi sembra che ci sia nulla da rimpiangere lì, quindi non è certo un ritorno al passato. Il problema è che io vedo il presente, penso di vederlo abbastanza lucidamente, questo presente non mi piace, quindi non è che mi straccio le vesti o faccio crociate, sicuramente cerco di analizzarlo criticamente con quel famoso pensiero critico che sta svanendo e cerco in qualche modo di resistere a questo, perché l'altra questione è certo analizzarlo, ma migliorarsi appunto, tutte queste cose vengono contrabbandate nella mia analisi come incentivi al miglioramento, incentivi alla qualità. Secondo me questo non succede, non sta succedendo, cioè è del tutto evidente che a livello sostanziale le cose, la qualità dell'insegnamento e della ricerca è peggiorata. La soluzione, sapete qual è? Molto semplice, è una soluzione che va in quella direzione, secondo me, classista, elitaria, di cui parlavo all'inizio, cioè la soluzione è, va bene, le risorse sono limitate, le cose stanno andando così, differenziamo, cioè isoliamo, identifichiamo alcuni luoghi
privilegiati, li chiamiamo adesso con la parola magica di eccellenza, che significa tutto e niente, perché tutto può essere di eccellenza secondo di come lo chiamiamo, insomma è una parola assolutamente vuota. Tutto il resto va sostanzialmente a catafascio o comunque vivacchia. Vi faccio un esempio molto concreto per quanto riguarda la distribuzione delle risorse. Allora, questi sistemi di valutazione, soprattutto a livello nazionale, hanno una finalità, quella appunto di distribuire le risorse in funzione della qualità, insomma, dei risultati di ogni struttura, ateneo, corso di laurea, eccetera, che è come principio assolutamente giusto. Il problema è che, per come è concepito questo sistema, ha mille storture, a partire dagli strumenti di valutazione, ma lasciamo stare, questa è una questione troppo tecnica. C'è un dato sostanziale, che tu un premio lo dai come cosa aggiuntiva a chi è stato bravo, non è che lo togli a un altro, cioè quella che si chiama quota premiale, che viene distribuita agli atenei cosiddetti meritevoli, viene tolta al finanziamento ordinario, alle risorse di finanziamento normale delle altre università. Un gioco a somma sì, zero. Assolutamente a somma zero, non c'è nessun investimento aggiuntivo, anzi c'è una contrazione continua, per cui tu togli, cioè sostanzialmente strozzi, invece di dare la possibilità, l'opportunità di un miglioramento, anche di insomma ci sono situazioni anche di indebitamento, di tante università, di grossi problemi, invece di dare un'opportunità strozzi, evidentemente questo porta a un circolo assolutamente vizioso, questo non vedo. L'ultima cosa che tu prima dicevi, non bastano le parole, cioè questi processi di riforma vengono spesso portati avanti a suono di parole d'ordine, cioè di narrazioni. Poi io sono studioso di sistemi simbolici e soprattutto sono studioso di sistemi narrativi, mi occupo molto di narrativa. La narratività è un tema, è un paradigma fondamentale del nostro presente. Ormai la parola storytelling si spreca sulle parole nei discorsi di presidenti del consiglio, politici, eccetera. È il costruire appunto narrazioni egemoni che poi funzionano perché creano consenso, disinnescano il pensiero critico, il dissenso, e funzionano moltissimo. Allora, questi processi di riforma, che naturalmente comportano anche dei cambiamenti strutturali, ma sono poi accompagnati da una costellazione di parole che, sono proprio grimaldelli, assolutamente vuoti. L'eccellenza è questa. L'uso del linguaggio è fondamentale, la comunicazione è diventata, poi tipo andare male, tipo quella sulla fertilità che sì, insomma, è stata disastrosa, insomma, però voglio dire, oggi è fondamentale, abbiamo capito. Sì, Federico, sapevo che non sarebbe stato un dialogo tra antagonisti. Riguarderei nel libro, se mi consenti, solo l'approccio sul tema dell'accountability, perché insomma noi abbiamo bisogno invece di accountability indicata come responsabilità. Ma sicuramente. Quella matrice comune col concetto di accounting, no? Di contabilità, potrebbe tradire, ma se noi pensiamo al senso vero, linguistico, e soprattutto quello, diciamo, visto che è una parola inglese, ma che tradurrebbe bene in responsabilità, il che significa rispondere di quello che si fa, di ciò che si fa. Questo supera un po' lo strumento, va oltre lo strumento, cioè dar conto di quello che si fa va al di là poi di come questo accade, con quali procedure, con quali strumenti, con quali indicazioni. Siamo adesso di fronte al processo che è più importante del risultato, siamo di fronte al tema che si può valutare a prescindere poi dall'utilizzo che si fa di questa valutazione. Siamo di fronte al tema di una società occidentale complessivamente abbastanza corrotta in senso lato, cioè che si è fatta anche consumare da alcuni. Siamo di fronte al tema della pervasività dell'economia, siamo di fronte a queste grandi sfide. Per esempio una sfida che ancora secondo me non abbiamo compreso fino in fondo è quella tecnologica, cioè dove se andranno avanti molti esperimenti collegati all'impiego dell'intelligenza cosiddetta artificiale, la sostituzione uomo-macchina, macchina-uomo, sarà molto rapida, avverrà nel giro di pochi anni. Lo vediamo anche nell'università, siamo sostituiti,
facevo prima menzione di questa cosa che mi ha lasciato. Siamo sostituibili, stiamo diventando sostituibili. Massimo, questo poi lo facciamo vedere tra 15 anni, tra 10 anni, questo video. Forse ci renderemo conto meglio di questa... Stiamo diventando sostituibili. Però ad una macchina mancherà sempre qualcosa rispetto all'uomo. Sapete che adesso alla macchina si possono dare anche sensazioni, sentimenti, no? Addirittura c'era un giochino dei miei figli qualche anno fa, giapponese, che se non gli davi da mangiare piangeva. Sì, sì. Mancherà la sofferenza. Cioè, che cosa fa diverso una macchina da un uomo? Cioè, noi siamo di fronte adesso ad una tecnologia che è in grado di riprodurre i sentimenti, o meglio la manifestazione di questi. Ci siamo già, sono cose che non invento, ho letto. Quello che mancherà alla macchina sarà la sofferenza, il dolore. E noi non siamo più abituati, noi non siamo nella società che è in grado di abituarsi alla sofferenza e al dolore. E probabilmente una riflessione sulla sofferenza, sul dolore, mi viene di pensare alla lettera Stenili del debito come peccato, o del debito del vivente, visto che voi vi occupate debito, che genera anche sofferenza, che genera anche dolore, si potrà, secondo me, tenere più a distanza l'esperimento tecnologico. Però la strada è quella della sostituibilità, dove noi faremo molto meno di quello che noi immaginiamo di fare oggi. Sembra un po' assurdo, ma io ho letto molto ultimamente su questo tema della sostituibilità dell'uomo e mi sto convincendo che sono molto avanti e chi non ha molto pensiero critico non se ne accorge di questa sostituibilità. Prima si diceva, noi siamo sostituibili anche in base alle regole, si parlava di università, si parlava di concorsi universitari. Oggi andare in una commissione universitaria per fare una valutazione comparativa è poco più di un'azione notarile. Perché? Perché, lo dicevo ieri, scrivono in tanti e leggono in pochi. E quindi è evidente che questo meccanismo non ha il tempo necessario, certo, e non consente di fare una valutazione critica. Per cui tu ti affidi a cosa? Al processo. Se quel tuo pensiero ha passato quel vaglio ed è entrato in quel processo ed è uscito dopo quel processo, io non ho bisogno di leggere il risultato di questa azione, perché mi è stata certificata dal processo. Questo, secondo voi, sviluppa pensiero critico? Secondo me no. E anche se lo sviluppa in maniera elitaria. Cioè saranno le persone in grado di condizionare la costruzione del processo a determinarlo. E questo non lo dico con l'ansia, con l'angoscia, no. Sereni, anche perché ci vogliono un po' angosciati, qualcuno ci vuole un po' angosciato, inadeguato. Questo è uno dei tanti piani in cui si vede quello scollamento appunto tra processo e contenuto, nel senso, questa è una delle ennesime conferme. Sulla responsabilità sono assolutamente d'accordo, cioè non è che appunto è un valore primario, non penso nemmeno che appunto l'università debba produrre pensiero critico, fare i docenti facciano bellissime lezioni intanto dissestare il bilancio, cioè non è questo, è questa ovviamente la questione. Il problema è quando tutto è solo in funzione di quello ed è in funzione anche di un'esibizione di questo, perché poi appunto c'è un cambiamento completo dei valori. I valori dominanti diventano l'attrattività, l'immagine, un marketing a volte un po' anche spiccio. Ma guardate, io non so se voi avete mai accompagnato i vostri figli nelle scuole quando ci sono gli open day. Sì, da noi al sud si usano molto, cliente. Ma si usa qui, no? Al nord. Noi a sud lo usiamo. È una caccia al cliente, certo. È un marketing puro. Sì. E io sono scappato già da due licei con il mio figlio. No, non che l'ho trasferito, due visite in opera, poi c'era un buon liceo. Tu entri con manifesti e poi si presentano al tuo cospetto sempre studenti vestiti, diciamo, studentesse in gran parte, mercificazione anche lì, devo dire, un po' disgustoso, quando vedi... dove non si esibisce tanto il pensiero critico. Forse avremmo bisogno di un dialogo, esatto. Un dialogo ad hoc. Volevo chiudere, io ho esordito dicendo che i miei studenti, quando gli faccio la distinzione bella che si faceva un tempo tra libri
da leggere, testi consigliati, si alza sempre il braccio. Un altro braccio si alza quando c'è da organizzare seminari, convegni, e tu cerchi un po' di consenso. Cioè, allora, chi verrà a questa attività seminariale? La domanda è quasi sempre la stessa. Perché se non si porta all'esame c'è un'altra domanda. Mi dà credito? Mi dà credito cosa significa? Perché poi, lo sai Federico, che alla fine non abbiamo parlato di credito e patrimonio. E che significa credito? Ma credito significa soprattutto fiducia. Dar credito. Cioè, l'elemento che è alla base dell'atto creditorio è la fiducia. E la prima domanda che ti è rivolta non è un atto di fiducia. Cioè significa che quello che sto per darti, il seminario, il convegno, la riflessione, la cosa che ti porti a casa e che non vedi, ma che ti porti dentro, necessita di una di un conto corrente, necessita di un libretto in cui invece di appostare denari appostiamo CFU. Sbaglia il ragazzo? No, abbiamo costruito un sistema maldestro. Abbiamo costruito un sistema che ha al centro un valore, perché il credito ha il presupposto nella fiducia, ma riconosce un valore, che non ha senso. E perché non ha senso? Perché non ha senso? Perché non è individuato il valore attraverso la misurazione di 0,50. Perché in campo dei saperi, lui lo dice nel libro, ma la cosa, noi non possiamo esprimere un valore, al massimo dei valori, cioè un sistema di principi, un sistema di regole che servono nella tua vita, nella tua esistenza. Questa è un po' la differenza che esiste tra essere o esserci e vivere. Noi stiamo costruendo una società dove ci sono molti esseri, ma pochi viventi. Il pensiero critico ha bisogno di viventi, i viventi hanno bisogno di pensiero critico. E questa mercificazione, dove tu stai lì a barattare, ma forse vi diamo 0,50, ah allora veniamo, ma 0,3, no, 0, perché mi serve per... Quindi, utilità al massimo, speculazione al massimo, e non riconoscenza del valore, non riconosco il valore. Perché lo certifico in un atto creditorio non fondato su un elemento speculare che ma cosa mi sto portando a casa? Io mi sto portando a casa il credito. Quindi la moneta, il credito, ha sostituito il valore. Non so se mi spiego. Certo, quindi quel CFU è la moneta rispetto alla quale non comprendo il valore, cioè non comprendo che spesa potrò fare in termini di vita, di esistenza. E questo secondo me è il più grave danno che si possa fare, perché si fa a persone di 18, 19, 20 anni, forse anche prima, e non lo dico ancora una volta con l'angoscia, lo dico per dire, è questa la società nella quale ci troviamo e che dobbiamo affrontare. Patrimonio. Posso dire un'interruzione su questo, perché appunto questa è una questione chiave, quella, io mi occupo di parole, molto dello studio delle parole. La questione del valore che tu ponevi è cruciale, perché come dire riassume un po' tanti discorsi che abbiamo fatto. Abbiamo parlato anche di valutazione, che diceva è una parola chiave del presente in generale, in particolare la scuola e l'università. E spesso c'è, come in questo caso, c'è un'equazione assolutamente falsa, fasulla, tra valutazione e misurazione. Sono due cose molto diverse. La valutazione è una cosa che noi tutti, gli insegnanti figurarsi ogni momento, ma chiunque di noi nella vita la fa. È un atto, è una pratica continua, fondamentale al nostro essere del mondo, l'attribuzione di valore. Altra cosa molto diversa è la misurazione, che comporta dei criteri dell'unità di misura. Io quando appunto ho due figli, adesso sono già usciti dalla media, ma quando studiavano sul manuale di scienze delle medie, all'inizio c'era, quando dovevano, il manuale deve spiegare cos'è una grandezza fisica, c'è un esempio semplicissimo: se hai un tavolo, prendi un metro e lo misuri, e hai un numero. Se vai in spiaggia e vedi un tramonto splendido, non puoi misurare l'emozione che suscita
sente, la puoi descrivere, eccetera. Quello è un valore emotivo, è un valore affettivo, estetico anche, che non può essere misurato. Ora tutto si fonda, si sta fondando a partire dalla logica del credito su questa equazione che non funziona, su questa equazione che funziona, per cui questi sono indici monetari, ma su un mercato in cui non valgono niente, sono poi, rischiano molto spesso di essere carta straccia queste cose che si portano a casa gli studenti. Federico, in altre parole, vi sta dicendo che il nostro dialogo non ha nessun valore per il sistema valutativo dell'università italiana. Questo non c'è alcun dubbio. Perché non è valutabile, non ha portato nulla. Massimo ci faceva indicazione che è finito. Finisco con le parole di un grande economista che è Keynes, il quale diceva: speriamo di non dover spegnere le stelle perché non ci danno un dividendo.